YouTube di Luigi Gaudio. Il Cappuccio Fatato, seconda parte. Abbiamo pensato di parafrasare anche il resto del brano. Quindi siamo arrivati, dicevamo, al punto in cui Brunilde ha scagliato il sasso, ha scagliato la pietra, ma non è riuscita a, diciamo, a colpire Günther proprio per l'ausilio, l'aiuto di Siegfriedo. Che cosa mi ha toccato? Pensò il prode guerriero e si guardava d'intorno, ma non vide nessuno. Ciò vuol dire quindi che Günther non sa che Siegfriedo lo sta aiutando. È solo perché Siegfriedo utilizza il cappuccio fatato. Non è visto da Brunilde, ma non è visto neanche da Günther stesso. Disse, sono Siegfriedo, il tuo compagno fedele. Di fronte alla regina non devi avere paura. Quindi sono qui io ad aiutarti in questo duello e a farti vincere questo duello. Dammi il tuo scudo e lascia che io lo regga. Quindi dice a Günther di dargli lo scudo e di lasciare, deve lasciare che lo regga lui lo scudo, lo regge Siegfriedo, non Günther. E poni attenzione a quel che mi udrai dire. Tu fai i movimenti, io compirò l'impresa. Quando il re lo riconobbe, fu assai contento. Quindi tu non ti preoccupare, lascia fare a me. Come dire, adesso tu sarai come una marionetta in un certo senso, sarò io a muovere i passi, a colpire Brunilde al posto tuo, e lascia fare tutto quanto a me. Adesso c'è però l'attacco di Brunilde. Allora con tutta la forza la splendida fanciulla gettò l'asta contro uno scudo nuovo, largo e forte, che il figlio di Sieglind teneva con la mano. Il fuoco sprizzò dall'acciaio come fosse levato dal vento. È il colpo di Brunilde, che cerca di colpire Günther, ma in realtà è lo scudo che difende Günther, è lo scudo di Siegfriedo. Infatti il figlio di Sieglind è Siegfriedo stesso. La punta dell'asta forte passò tutto lo scudo e si videro scintille levarsi dall'armatura, come a sottolineare, evidenziare, a dimostrare la forza e la violenza del colpo. Siamo al verso 458. Diciamo il colpo di Brunilde è molto forte. Caddero per il colpo entrambi i due guerrieri possenti, talmente forte che non cade solamente Günther, ma anche Siegfriedo stesso. Se non fosse per il cappuccio sarebbero stati uccisi. A quanto pare il cappuccio fatato non ha solo la virtù di rendere invisibile Siegfriedo, ma anche di proteggerlo minimamente dalla forza dei colpi altrui. Al prode Siegfriedo venne il sangue alla bocca, si alzò senza indugio, colpito quindi da Brunilde, anche lui il sangue alla bocca. Prese il forte eroe quell'asta che nello scudo gli aveva scagliata la donna, la mano del forte Siegfriedo indietro la rilanciava. Però Siegfriedo è in grado comunque, benché colpito, di prendere la lancia, l'asta che la mano del forte Siegfriedo riuscì a prendere la lancia di Brunilde e a rilanciarla contro di lei, quindi cercando di colpirla. Il fuoco sprizzò dall'acciaio come levato dal vento. Cosa avete notato su questo verso? Vediamo un po' se c'è qualcuno sagace che è riuscito a individuare la caratteristica di questo verso. È che è un verso? Indica sillabo. Il fuoco sprizzò dall'acciaio come levato dal vento è un verso? Esattamente identico a un verso che abbiamo già letto e parafrasato, cioè identico al verso 456. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche l'epica medievale risente dello stile formulare tipico, abbiamo visto, dell'epica omerica, cioè è una ripetizione in sostanza, no? Stile formulare. Parliamo di stile formulare quando si ripetono i versi formulari oppure gli epiteti formulari. Si ripetono i versi perché... Provate a rispondere a questa domanda, scusate ragazzi. Ma Omero proprio. Come Omero, esattamente, come Omero. Allora ragazzi, semplicissimo. Perché anche l'epica medievale ha i versi formulari, lo stile formulare come Omero? Esattamente, perché anche l'epica medievale è un'epica destinata... Alla declamato oralmente, ricordato, esatto, a memoria, quindi non messo per iscritto essenzialmente, solo in un secondo tempo messo per iscritto, il cantare dei Nibelunghi, ovviamente essendo un cantare, è destinato a una declamazione in piazza.
Assestò il colpo con forza il figlio di Sigmund, che abbiamo già detto essere Siegfriedo. Ah, quindi scusate, Sieglind era la madre, mentre invece Sigmund è suo padre. Ella non resse il colpo, cioè vuol dire quindi che il colpo che le rimanda Siegfriedo è fortissimo. In fede il re Günther non avrebbe potuto farlo, vuol dire quindi che sicuramente si capisce, si intuisce che non è stato un colpo di Siegfriedo, ma è stato un colpo, non è stato un colpo del re Günther che non aveva la forza di Siegfriedo, ma è stato il colpo di Siegfriedo stesso. La bella Brunilde si rialzò. Ma quindi lo capisce che non era Günther oppure no? No, Brunilde non lo capisce. Come sappiamo, in seguito della storia, lo vedremo la prossima volta, lo saprà solamente perché glielo dice Grimilde. Ma se lei sa che Günther non aveva questa forza. No, beh, lo sappiamo noi. Non è sotto il dubbio, no, assolutamente no. La bella Brunilde si rialzò prontamente. Günther, prode guerriero, grazie per il bel colpo, cioè riconosce, ammette che il colpo è stato fortissimo, no? Pensava che lui l'avesse fatto con la sua forza, il discorso che facevamo prima, cioè Brunilde è convinta che sia stato proprio Günther a lanciare quel colpo. L'aveva fatto di nascosto, in realtà, un assai più forte guerriero, cioè Siegfriedo. Si allontanò rapidamente, era adirata nel cuore, levò altissima la pietra, nobile fanciulla, la scagliò con tutta forza lontana dalla mano. Come abbiamo visto la volta scorsa, all'inizio del brano che abbiamo parafrasato la volta scorsa, lei è in grado di sollevare queste pietre pesantissime, di scagliarle contro i nemici. Poi balzò dietro al lancio e risuonò l'armatura. La pietra era caduta a 12 tese lontano. Tesa è una misura che corrisponde più o meno al braccio, alla misura di un braccio. La nobile fanciulla superò la distanza col salto, quindi fortissimo il lancio di Brunilde. Poi il re Siegfriedo andò a raggiungere la pietra, cioè Siegfriedo prende la pietra, è invisibile, ricordatevi, no? Günther la brancò, ma l'eroe fece il lancio. Quindi è sempre Siegfriedo che fa il lancio, in questo caso il lancio della pietra. In un certo senso questo duello medievale non si limita solo a uno scontro diretto fra i due contendenti, in questo caso Brunilde e Günther, ma anche in chi lancia più lontano la pietra. Se avete sentito l'interrogazione prima, l'ha già anticipato. Cioè, scusi, allora se io sto combattendo, sì. In realtà al posto mio c'è qualcun altro che picchia qualcun altro, cioè che picchia la persona, cioè si capisce che non sono io. Allora, questa è una leggenda, quindi Siegfriedo è... Un fatto narrativo non implica che in una leggenda non ci siano le leggi della fisica. Probabilmente sta usando il braccio del re Günther, giusto? Sì, giusto, sta usando il braccio del re. Sì, il braccio del re Günther lo tiene molle apposta ed è Siegfriedo che lo lancia. Siegfriedo era audace, fortissimo e grande. Gettò la pietra più lontano e più lontano saltò. Quindi non solo il lancio della pietra, ma anche il salto, più lungo di quello di Brunilde. Per l'astuzia leggiadra ebbe ancora la forza di sollevare nel salto il re Günther con sé. Il salto era compiuto, la pietra giaceva in terra. La gente non vide altri se non Günther il guerriero. Brunilde, la bella, era rossa di rabbia. Brunilde, perché era stata comunque sconfitta, riconosce di aver perso questo duello. Siegfriedo aveva distorto dal re Günther la morte. Ella disse a suo seguito con voce stridente, quando vide il guerriero salvo al limite del campo: presto avvicinatevi, parenti e vassalli, ora il re Günther sarà il vostro signore. Quindi riconosce di aver perso il duello e che quindi Günther diventerà il suo marito e quindi il nuovo signore e re degli islandesi. Quei prodi deposero le armi dalle mani, si prostrarono ai piedi del possente re Günther della terra Burgunda. Abbiamo detto che Günther è dei Burgundi, infatti. Erano molti audaci, pensavano, cioè gli islandesi, no, che avevano assistito a questo duello, pensavano che lui con la forza avesse vinto la gara. Brunilde e Günther si sposano e poi, come vedremo la prossima volta, la seconda parte dei Nibelunghi... Brunilde verrà a sapere che in realtà è stato Siegfriedo a vincere il duello. E quindi... Perché ha avuto un diverbio con Grimilde. Quindi a questo punto Brunilde giurerà vendetta nei confronti di Günther, nei confronti dei Burgundi e di Siegfriedo stesso. E la vendetta sarà consumata, vedremo la prossima volta, per mano di Hagen, il traditore, no? Che colpirà alla schiena Siegfriedo.
Beh. Come? È da codardi colpire la schiena. Sì, sì, ma Hagen è come Paride, quindi colpisce da lontano, così come Paride colpisce, insomma, Achille al tallone, Hagen colpisce Sigfrido mentre sta prendendo dell'acqua perché ha sete, di spalle, vigliaccamente. Altri video didattici su